è una tematica fortemente ingegneristica, sia dal punto di vista del calcolo del traffico, banalmente parlando, sia poi della realizzazione della progettazione e realizzazione dell'infrastruttura più comunemente conosciuta, strade, ponti, ferrovie e qualsiasi altra modalità. È di nostro interesse perché assieme alla Regione Veneto, Elisa De Berti, vicepresidente, sarà presente con noi, ci prospetteranno le visioni future. La Regione Veneto ha un piano regionale di trasporti che è stato già parzialmente realizzato. Il futuro cosa ci aspetta? Per noi è estremamente interessante prevedere queste opere, queste azioni per poter programmare la nostra formazione, la nostra preparazione ad affrontare questi temi. Serve la realizzazione del piano regionale di trasporti e questo è una cosa sicuramente utile per il Veneto, declinato in tutte le prospettive che sono quindi tutte, comprese anche il tema della ciclabilità, che è un elemento chiave per il nostro sviluppo turistico, ma senza dare precedenza a questa rispetto ad altre. Tutte sono importanti per creare quello che a noi serve di utilizzo e fruibilità del nostro territorio. La nostra presenza qui assieme alla Regione Veneto è anche per studiare assieme quali possono essere i punti deboli e come risolverli, perché la cosa importante è dire sì, ovunque c'è un qualcosa che non funziona, potrebbe essere fatto meglio. La collaborazione delle competenze è fondamentale per arrivare a risolvere il problema. Noi ci siamo.